E lo trasmette Ah, sì, mentre? certo. Vai. Allora, praticamente ci troviamo a Gravina di Catania e stiamo notando una cosa stranissima. E siamo precisamente vicino al centro civico, no, vicino, siamo proprio al centro civico, eccolo là, il centro civico. Lo possiamo notare con questa scritta che c'è all'esterno. E abbiamo notato una cosa veramente molto strana, e cioè è molto anche significativa, visto che a un paio di centinaia di metri da qua ci sono delle antenne molto potenti dei ponti radiotelefonici che in questo momento sono inquadrati. E una cosa molto strana che si sta venendo a verificare, si riescono a trovare dei... non sono cadaveri perché ancora la colomba è viva, sembra totalmente morta. Ecco, forse è morta ora. Come No, non è morta. no? All'occhio aperto. All'occhio aperto, ma poc'anzi Mi aveva... viene di ucciderla solo per non farla soffrire quando gli bene, va. Eccolo. No, ma poco fa respirava, non Poco respira fa più. respirava e si grattava addirittura la testa, però stiamo vedendo che è piena, 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 piena di formiche che la stanno divorando. Ecco, in questo momento non si muove più, ma fino a qualche istante fa ancora respirava. Ma non è questo, vediamo, prova a muoverla. Vedi se ancora si muove. Questo è di qua? Cosa? Questo che stanno riscrivendo qua? Stanno vedendo Sì, questo stanno qua? andando in sì. Just No, followed stiamo... you. sei un pazzo. Allora, questa è una. Ora invece andiamo a vedere un'altra cosa Sulla porta. che si è verificata qua vicino. E praticamente si è verificata un'altra morte di un altro volatile, che praticamente è una rondine, no? Però visto che la primavera è entrata ieri, dobbiamo anche dire che una rondine non fa primavera, quindi è E lì giusto, vogliamo quanto risate, va. no? Allora, avviciniamo un attimino, andiamo sul centro civico. C'è Vediamo una se signora, buongiorno ha signora. barruata un po' con la mano. Andiamo a vedere questa cosa qua che veramente mi preoccupa. Il perché di queste morti così strane, no? Perché, cioè, che Tutte in possa... questa zona. tutto in questa zona, cioè, quello che mi ha colpito in maniera particolare questa mattina è stata quella rondine. Anzi, Sono aspetta, stato per di... tutti gli amici americani, facciamo vedere che qua sotto c'è l'Etna, una Bravissimo. bellissima inquadratura dell'Etna In diretta. in diretta, e oltretutto... Bello. E ancora è ricoperta di neve, bellissima. Ok, andiamo, avviciniamoci al centro civico. Dall'altro lato Marco è molto sospettoso e continua a salutare e addirittura dice che vuole montargli la manina nella macchina, quella che fa ciao. Ed ecco, ora ci stiamo avvicinando e sicuramente io sono convinto che se cerchiamo in giro Ce ne andrà. Ne troveremo altre. Eccola qua, guardate. Cosa stranissima, una rondine. Anche questa morta. Morta senza segni di... Non ha segni di particolari. State vedendo? Cioè, questa situazione, secondo te, quelle antenne là sotto possono essere Potrebbero essere significative? la causa di tutto questo. Quelle antenne che ci sono giù potrebbero essere la causa. No, Come faccio cosa ne ha viste altre? Vediamo lui che lavora qua. no, 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 no. Vediamo. Come Facciamo una siamo? cosa. Ari, sottoposto che sei. Andiamo a vedere se troviamo Guarda, qualcosa. finire sorveglianza e poi mi sono. Non lo so. Andiamo a vedere se Ah, troviamo. c'è una già. No, Ce n'è un'altra? una con la telecamera. Ah, vediamo se troviamo ancora qualche altra cosa qua. Ma chi è che ti chiama? Cioè, dovresti vedere che se nella chat se. Quella cos'è? Un'altra, eh? Dove? Quel coso nero cos'è? Questo coso nero qua? No, No. non mi sembra. Vediamo, 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 vediamo. No, in questo momento ne abbiamo trovato soltanto due. Soltanto? Ma io sono convinto che se sono morte quelle due, Ne saranno molte altre. ne troveremo altre Vabbè, morte. sabato comunque le troveranno, svegliamo. Quando vengono il giro qua. Non ci sono altre Madonna, ma quella a tracce. me mi ha fatto troppa impressione. Perché ancora era viva. E infatti non siamo Ma se la riusciti a... stavano mangiando viva. Se la stavano mangiando viva. Cioè, pazzesco, Una eh? cosa allucinante. Vabbè, ah, comunque a questo punto, sperando che gli amici qua sono riusciti a darci delle informazioni in merito al discorso della nostra comunità,
conversazione in diretta che abbiamo fatto, si è andata se bene. Funziona con tutto che stiamo camminando. Stiamo camminando, siamo con la chiavetta collegati con il PC. Dice, ma era necessario metterci la telecamera attaccata, perché alla fine c'è l'USB là. Sì, ma non si vede così, no? No, vero? Si vedeva tutta strisce. Capo, potresti intervistare chi? Da più idea? No. Come quelli là delle pulizie? Sì. Che cosa ne pensate voi? Avete visto altre colombe morte? Ci andiamo? Ehi, casciotto. Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Comunque... Dai, l'ultima visione ecco, dell'elettrico. No, no, l'ultima visione invece secondo me sarebbe... delle antenne, ecco se... Vediamo, cerchiamo di zoomare sulle antenne. Si vede il mozzo. La fotocamera è bella, no? Certo che è bella. Un vicino bello. Guarda qua. Lo so. Oh, certo che si vede bene. Queste antenne qua, come possiamo notare, sotto queste antenne abbiamo tantissime abitazioni di persone che sicuramente fra non molto tempo riusciranno a vedere gli effetti delle onde elettromagnetiche emesse da questi trasmettitori che praticamente arrivano quasi alla frequenza di un microonde, di un forno a microonde, anche se la potenza giustamente è relativamente bassa, però il problema è che queste onde elettromagnetiche fanno male, no? Fanno male. Eccoli qua, sono scappati. Sono loro, prendeteli. Vabbè. Io direi di chiudere questa. Primo piano a Marco. Certo, qua c'è Marco comunque che vuole dire qualche cosa. Secondo me Marco, sto problema qua delle colombe e dei piccioni morti, vabbè, cos'è? Dice che dovrebbe essere causato da queste antenne, da questi ripetitori che sono qua vicino. Comunque abbiamo una colomba messa lì e una rondine dall'altro lato. No, però quella sotto il ponte com'è morta sbattendo nel vetro? Appunto, dovrebbe aver sbattuto nel vetro. E dove? C'è là sotto. Sì, ma io mi farei, guarda una colomba. È viva. Ecco qua. La prima colomba viva in queste parti. Una colomba viva. Chissà, possibilmente che più tardi sarà morta pure lei. Speriamo di no. Se la uccideremo noi. Speriamo di no. Senti, ammazziamo un attimo sta colomba. Ah, le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche hanno ucciso. Facciamo in giro, capiremo che cosa c'è in questo campo. Infatti qua una femmina? Sì. Ma oggi? Aspetta, guarda, non mi trascinare. Ma quella colomba, vedere quella colomba, capace manca un po'. Capace che sta morendo da palone. Sì, sì, sì. Infatti è... Guarda, ci avviciniamo alla colomba viva. Invece le trasmettiamo noi le cose, adesso con questa chiavetta. Questa colomba, ecco altre due colombe che si avvicinano. Però lo vedi, volano. Stanno volando strane, volano basse. Sono delle colombe che volano basse. Ed ecco invece che alla nostra sinistra abbiamo la possibilità di trovare un pallone, cosa? Questo provenirà sicuramente da Marte o da Mercurio. Verde. Da Venere. No, da Marte. Un pallone sì. Verde. Un pallone verde. Senti, questo pallone verde da dove proviene? Non lo so. Io a questo punto direi di chiudere con il collegamento. Il prato cancerogeno! Ti ha fatto andare il pallone verde. Anche il pallone! Aspetta, non me lo fate toccare. No, questo qui si tratta di... Le mie mani verdi. Le mani verdi. Cioè, ci stiamo diventando dei piccoli Hulk. Io direi quasi moriremo o ci trasformeremo? Io direi quasi di chiudere questa diretta e approfittare della palla che abbiamo trovato per impegnare la nostra giornata con i calci e il pallone. Ecco, il pallone in maniera particolare è importante. Eccolo qua il pallone. In Italia soprattutto il pallone. Che c'era? Un malo c'era e un malo picchiato. C'era un malo c'era e due malo gli ha picchiato. Va bene signori. A questo punto ringraziamo tutti e facciamo un salutino da questo lato che chissà se ci siamo tutti, aspetta, vediamo un attimo, allarghiamo. Vero. Siamo Beppe, siamo tutti e tre, dai. Gnometto e Marco, ci siamo tutti e tre, alla prossima sabato, diretta, oggi. Al prossimo uccello morto, al prossimo report, al prossimo report, ciao! A sabato. Stacca registrazione.